saremo rapidi dato che vi accompagniamo alla seconda pausa. Innanzitutto mi presento, sono come detto l'ingegner Michele Santi e curo l'aspetto tecnico, sono Project Sales per Wienerberger. Wienerberger, per chi non ci conoscesse, è una multinazionale leader nella produzione di soluzioni per l'edilizia, in particolare in Italia ci occupiamo principalmente di laterizio per l'involucro, quindi blocchi e mattoni per l'involucro edilizio, con quattro stabilimenti dislocati su tutto il territorio nazionale. Recentemente si è estesa la gamma dei prodotti che abbiamo a disposizione grazie alla collaborazione e diciamo, l'acquisto del gruppo Terreal contenente appunto il marchio San Marco e Pica, e quindi allargando la nostra gamma prodotti anche alle coperture e alle soluzioni faccia vista. Questo appunto per poter essere interlocutori con i progettisti e con gli attori sul mercato di più soluzioni possibili, sempre inerenti all'involucro edilizio. Come già detto in questa giornata sotto più aspetti, l'argomento della sostenibilità è adesso un argomento predominante. Discutevamo prima sul fatto che per certi versi può essere percepito anche come già abbastanza inflazionato, non dobbiamo purtroppo cadere in questa tentazione proprio perché dietro all'argomento della sostenibilità poi si spostano tutti i vari investimenti che vengono fatti sulle aziende, perché poi nonostante le nostre buone intenzioni etiche e morali, quello che sposta il mondo attualmente sono ma come è sempre stato probabilmente l'economia e la finanza, quindi viene bene che se la finanza segue questa direzione poi anche il mercato va in questa direzione. Quello che mi preme oggi riportarvi è come si può collaborare. Oggi io rappresento chiaramente il produttore e ho come platea chiaramente principalmente progettisti, come si può collaborare in termini di sostenibilità. Dal nostro punto di vista, chiaramente, come potete immaginare, quattro stabilimenti dislocati sul territorio, quello che ci viene richiesto a noi è andare ad avere dei processi produttivi che siano sostenibili. Quello che poi viene richiesto ai progettisti è quello che succede dopo, quando poi i prodotti escono dal cancello degli stabilimenti, quindi vengono immessi sul mercato. Che cosa si intende? Che se da una parte chiaramente noi come produttori abbiamo degli impegni in termini di decarbonizzazione, economia circolare, quindi come già detto precedentemente rispetto dei materiali riciclati, contenuti e certificati tramite CAM. E terzo punto, che può sembrare più pubblicitario, che è quello della biodiversità, ma vi assicuro poi, essendo tutti noi cittadini e abitanti di questo pianeta, è anche un ritorno che si ha per quello che si è tolto all'ambiente in fase produttiva, perché comunque qualcosa sempre viene tolto. Questi tre sono i pilastri che poi vanno a guidare la sostenibilità letta dal punto di vista dei produttori. Perché poi abbiamo interesse affinché ci sia anche la parte vostra di progettisti? Perché sempre più spesso si va a parlare non più di ciclo di vita del singolo prodotto, ma le normative, come anche detto da precedenti interventi, stanno andando nella direzione di ciclo di vita dell'intero edificio. Quindi che cosa vuol dire? Che detto in maniera molto semplice, dato anche l'orario e l'impegno di concentrazione che vi ha richiesto oggi, che se da una parte noi produttori andiamo a mettere sul mercato dei prodotti che sono sostenibili dal punto di vista produttivo, poi in fase di progettazione, se viene scelto un prodotto che
sì, rispetta determinati criteri, ma poi necessita di 1, 2, 5 interventi di manutenzione durante la sua vita, capite bene che l'impatto basso di sostenibilità che si ha in fase produttiva viene meno. Quindi anche la normativa a livello europeo sta andando nella direzione di una sostenibilità tenendo conto di tutto il ciclo di vita del prodotto innestato in un certo edificio. Quindi a parità di sostenibilità in fase di produzione è premiata la scelta di prodotti che ad esempio non necessitano di interventi di manutenzione. Sembrano concetti abbastanza banali, ma non lo sono assolutamente per niente, insomma. Da questo punto di vista, come anche detto in precedenza, è importante la trasparenza da parte dei produttori e dei vari soggetti che sono sul mercato. Quindi parlare di sostenibilità senza documentarla e certificarla può rimanere visto come, diciamo, un seguire la moda del momento, cosa che invece chiaramente non è tollerabile quando si parla di argomenti di questo tipo. In questo senso, quindi, Wienerberger appunto si è dotata ormai da anni del documento EPD, di cui non spendo nemmeno un'altra parola perché già ne sapete abbastanza, insomma, ma allo stesso tempo anche di report di sostenibilità, i quali riportano gli obiettivi che ci si era prefissati negli anni precedenti in termini appunto di progetti sostenibili, progetti intendo in termini di produttività chiaramente, quindi abbattimento di CO2 e quanto è stato detto finora, gli obiettivi prefissati, i progetti che sono stati portati a buon termine e gli obiettivi che sono stati raggiunti con i futuri obiettivi. Questo è molto importante perché dà proprio un senso di trasparenza in quello che viene fatto realmente, al di là di quello che viene pubblicizzato. Ciò è stato anche molto apprezzato una realtà che conoscete molto bene come il Sole 24 Ore, che ha scelto proprio noi come soggetto da tener conto per dei quaderni tecnici che vengono pubblicati proprio in tema di sostenibilità. Per quanto riguarda le prestazioni, quindi vorrei toccare un altro argomento che va, diciamo, a braccetto con chiaramente l'argomento della sostenibilità, perché diciamo, come progettisti, chiaramente quello che ricercate in un prodotto è anche che questi progetti, questi investimenti in termini di sostenibilità poi non vadano a ledere la prestazione che deve avere un prodotto, perché è chiaro chiedervi a voi una sensibilità in termini di scegliere un prodotto che poi risulta sostenibile durante tutto il ciclo di vita, ma dovete anche essere messi nelle condizioni di andare poi a prendere in considerazione prodotti che chiaramente hanno quelle prestazioni che vi vengono richieste dalla normativa attuale. Qual è il passo in più che si è cercato di fare? Non solo darvi prodotti che siano prestazionali, ma anche prodotti che siano prestazionali anche in cantiere, quindi che non rimangano tali soltanto su carta. Quello che chiaramente vedete in questa slide è l'esempio di come si può andare a certificare un edificio sulla carta, ma poi entrando in gioco la posa in opera, che sapete è uno dei problemi con cui già ci scontriamo, ma ci andremo a scontrare ancora di più nel futuro, perché manodopera specializzata è sempre più merce rara. Quindi poter avere una corrispondenza del cantiere con il progetto è un po' la sfida che tutti noi, me incluso in qualità di tecnico come voi, dobbiamo avere una particolare sensibilità. Come ci si può venire, diciamo, come possiamo venire in aiuto in questo senso? Garantendo appunto la qualità della prestazione, garantendo tale prestazione e puntando ad avere una prestazione che sia durabile nel tempo. Quindi tre concetti abbastanza semplici, ma che possono poi portare ad avere reali risultati in termini di esecuzione dei lavori. Inutile dirvi che
poter andare a minimizzare la presenza di malta all'interno di una muratura garantisce poi delle prestazioni termiche di maggiore qualità e dove con blocchi tradizionali questa minimizzazione della malta è diciamo legata un po' alla sensibilità del posatore e faccio una battuta ma almeno capite di cosa parlo, dalla frusta del direttore dei lavori che è presente e si fa garante che le indicazioni, le famose condizioni al contorno di posa siano effettivamente rispettate, ma come ben sapete è impossibile poi andare a seguire una canterizzazione dalla alla Z. Si è messo ormai da parecchi anni sul mercato dei prodotti blocchi appunto rettificati, i quali per la loro tecnologia, ovvero semplicemente sono perfettamente hanno le facce perfettamente allineate, rispondono alla richiesta normativa di poter essere posati con un millimetro di malta. Questo millimetro di malta, ecco, da queste slide vedete semplicemente come i blocchi vengono limati passando attraverso due dischi diamantati. Questa posa in opera deve essere garantita per l'appunto da una attenzione che non viene più richiesta al posatore come invece magari è stato fatto in passato per i cappotti, nonostante voi sapete che sotto il periodo del super bonus magicamente tutti esperti di posa dei cappotti, no? Quindi poter mettere a disposizione ad esempio questo tipologia di blocchi che hanno anche una posa molto molto semplice come vedete in questo caso per immersione o utilizzando semplicemente un rullo va a garantire anche di avere dei blocchi sì prestazionali ma anche molto semplici da posare in opera e quindi avere anche una maggiore probabilità di coincidenza tra prestazioni presenti nella legge 10 e prestazioni raggiunte effettivamente in cantiere. Avere questo tipo di soluzioni, quindi in termini per l'appunto di prestazioni, va ad avere quindi la possibilità di avere sia soluzioni in termini di isolamento invernale che rispettano quanto richiesto dalla normativa, sia grazie alla massa dovuta ai blocchi in laterizio, e lo sanno bene insomma i posatori, quanto può essere avere una massa consistente un blocco da 38 cm o da 45 cm, ma dall'altra parte porta ad avere dei vantaggi in termini di natura estiva, che a quanto pare penso siamo tutti concordi essere un po' l'argomento di cui siamo tutti più sensibili. Quando io facevo l'università e mi reputo ancora relativamente giovane, comunque si parlava sempre solo di trasmittanza, immagino che sia un'esperienza condivisa anche da tutti voi. Fortunatamente negli ultimi anni anche il discorso estivo è diventato predominante. Faccio un po' scorro un attimo per alleggerirvi la questione, ma mi soffermo sul discorso della durabilità, proprio perché si riallaccia anche al discorso della sostenibilità. Avere dei risultati ottenuti con prodotti o mix di prodotti che danno dei risultati a livello prestazionale molto spinti, anche eccessivamente spinti, ma che poi non danno garanzie della loro durabilità nel tempo, porta poi inevitabilmente a dover rimettere mano su quelle soluzioni e quindi si ritorna al discorso di una successiva produzione di CO2 o comunque interventi che hanno un costo non solo economico ma anche ambientale. Il laterizio fortunatamente in questo senso ha il potere di mantenere le proprie prestazioni sia dal momento della produzione fino al momento della sua demolizione. Questo quindi porta a limitare l'utilizzo degli isolanti, potendo avere dei tamponamenti monostrato che non includano l'utilizzo di un cappotto esterno né di isolante al suo interno, quindi l'isolamento, l'utilizzo dell'isolante viene limitato solo in corrispondenza dei ponti termici, quindi dei pilastri e delle travi. Questo è molto importante perché si ha un'enorme riduzione dell'utilizzo di isolanti,
potendo mettere, come abbiamo fatto, in mano a delle imprese delle soluzioni prefabbricate, si ha anche una maggiore garanzia che i ponti termici vengano effettivamente risolti in cantiere, perché purtroppo non è cosa rara trovarsi in cantiere con imprese che, non avendo delle indicazioni precise o grossa esperienza al riguardo, poi si improvvisano a risolvere i ponti termici in maniera più o meno corretta. Questo poi, come ben sapete, è quello che ricade addosso a un progettista quando poi c'è una problematica di muffa o di condensa interna, insomma. Quindi è un argomento delicato, a volte non ottiene la dovuta attenzione per una somma di motivi che non staremo oggi qui ad elencare. Poter mettere in mano a un'impresa un prodotto che può aiutarli, che sia comunque semplice da posare, aumenta la probabilità di evitare questo tipo di problemi. Parlo sempre di probabilità perché, come ci dicevano, no? Nessuno di noi è un farmacista che lavora sui microgrammi, eccetera, e quindi è chiaro che la semplificazione dei prodotti e delle operatività aumenta la probabilità che non ci siano problemi. Poi la perfezione chiaramente è utopistica, però si lavora in questo senso in ogni ambito. Quindi l'importanza di poter avere un involucro esterno, grazie anche all'utilizzo di pezzi speciali interamente in laterizio, anche qui aumenta la probabilità poi di non avere problemi con l'intonaco successivo, perché si ha un substrato dello stesso materiale, sempre del laterizio, che risponde a variazioni termoigrometriche allo stesso modo del tamponamento, e quindi anche qui con semplici accorgimenti si va a migliorare e aumentare la probabilità che non ci siano problemi di crepe o di altro. Nel quadro qui era chiaramente la sintesi di quanto detto, ma ve la bypasso. L'ultima parte del mio intervento invece vuole mettere, insomma, l'accento sulla direzione che poi si sta prendendo nell'ambito dei produttori di materiali, quello di poter quindi andare a mettere in mano ai progettisti e a tutta la filiera non più solo prodotti ma soluzioni integrate. In questo senso, ad esempio, entra in gioco la possibilità di avere dei pannelli fotovoltaici che vanno a sostituire la copertura, quindi con un solo prodotto la possibilità di avere una copertura e allo stesso tempo dei pannelli fotovoltaici con un'unica posa, e quindi con la riduzione di lavorazione e quindi con una maggiore probabilità di avere l'efficienza energetica di cui abbiamo bisogno. In questo senso quindi le soluzioni sono disparate, e in particolare hanno la possibilità anche di andare incontro a problematiche quali vincoli paesaggistici, per il motivo per cui esistono anche, diciamo, delle soluzioni color terracotta, e comunque l'obiettivo rimane sempre lo stesso, quello di avere delle soluzioni semplici e che garantiscano chiaramente le prestazioni che ci vengono richieste dalla normativa. Grazie, ringrazio, sono stato anche relativamente rapido.